Mio caro diario, oggi avrei voluto sfogliare altre pagine della storia della mia vita, ma quello che corre nella mia mente sono piccoli e importanti ricordi, difficili da cancellare perché sono stati scritti nel cuore. Dopo che finì la rivista Totò Magnani, la compagnia si sciolse a Napoli e Mario ed io rimanemmo senza lavoro, quindi senza soldi e spesso senza qualcosa da mangiare. Ma con i pochi soldi che riuscivamo a raccimolare in piccoli locali, tra cui il famoso Trianon, compravamo delle palle di riso fritto che vendevano per pochi soldi nei vicoli di Napoli. Subito, dopo averli mangiati, correvamo alla fontanella a bere acqua, così almeno il riso si gonfiava e ci dava la sensazione di essere sazi. La fortuna fu quella di incontrare Luciano Taglioli, carissimo, il grande Luciano Taglioli, e in poco tempo diventammo amici, formando la compagnia Taglioli Riva Day, per una piccola tournée che dovevamo fare in Sicilia. Purtroppo anche lì le cose non andarono poi bene come ci aspettavamo. Sinceramente lo spettacolo era carino, il teatro sempre pieno, ma alla fine della serata, o per un motivo o per un altro, i soldi non ci arrivavano mai. E così il nostro debito con l'albergo aumentava di giorno in giorno. Fummo costretti a lasciare in pegno al direttore dell'albergo l'attore Nino Milano, che fu spegnato dopo 10 giorni del nostro rientro a Napoli. Decidemmo di andare a Milano e così il famoso agente Ivaldi ci scritturò. Pensa che tra i suoi artisti scritturati c'era anche Riccardo Billi. E così nacque lo straordinario sposalizio artistico tra Billy e Mario. Mio caro diario, però non fu così semplice, ma la genialità di Ivaldi riuscì a unire i due nomi con un machiavellico stratagemma. Infatti i due volevano primeggiare in cartellone, e allora che fare? Ivaldi disse a Mario: c'è una compagnia a Monza che va maluccio e avrebbe bisogno di un nome come il tuo per rinforzarla. Te la sentiresti di andare? E disse la stessa cosa a Billy. I due si incontrarono finalmente e nacque così la mitica coppia Billy Riva. Al teatro Colle Oppio, a Roma, Garinè e Giovannini adocchiarono la coppia vincente ed essi furono subito scritturati per la rivista La Bisarca. A proposito di coppia, incontrai Mario per la prima volta in un caffè di Prato. Si avvicinò con una camminata un po' smargiassa e con una squallida maglietta gialla. Io commentai subito con la mia amica Alda Mangini: ma guarda un po' questo, quante arie si dà, ma chi si crede di essere? La stessa sera, dietro le quinte, io e la mia amica lo spiammo e con tutta la sincerità devo ammettere che era proprio bravo. In 10 minuti aveva preso tutto il pubblico. E da quel momento nacque una magica sintonia. Fu lui che mi insegnò a recitare e col passare del tempo capivo sempre di più che Mario mi stava amando. Io però cercai di resistere al massimo, sapendo perfettamente che eravamo sposati tutte e due e non volevo complicare le nostre vite. Un giorno, per fuggire da lui, andai a Milano e davanti all'altare del Duomo pregavo la Madonnina di darmi la forza di allontanarmi. Ma dopo qualche preghiera mi voltai e mi accorsi che dietro di me c'era lui, Mario. Guardai la Madonnina e capii che lei aveva decretato il nostro amore. Nel 1951 nacque finalmente nostro figlio Antonello. Il nostro pellegrinaggio continuò per tutta l'Italia. Una sera a Roma Mario capì che era arrivata l'era della televisione. Mentre nei bar la sera la gente si assiepava a vedere Campanile Sera, i teatri erano vuoti. Così Mario decise che era arrivato il momento di approdare in TV. Ma Billy, che era un animale da palcoscenico, rinunciò al contratto che avrebbe impegnato tutti e due. Finì quel giorno il grande binomio Billy Riva e Mario Riva divenne il musichiere. Mio caro diario, altri ricordi, nostalgie, momenti vissuti potrei raccontare di un amore che è stato una virgola,
un punto interrogativo o un punto esclamativo. Regole di lettura che io, Diana Day, ho saputo conoscere. Che bello! Che bello!